C4 Cactus. C'è solo un modo per definirla, un aggettivo originale. La casa francese non ha solo sviluppato un esercizio di stile, ma con la Cactus lo ha portato su strada. metri di lunghezza, 1,73 di larghezza, 1,49 di altezza. Con queste dimensioni Cactus prende posto pienamente nel segmento dei crossover compatti. Tuttavia si distingue completamente dalle concorrenti, a partire da un design futuristico, linee morbide, prive di spigoli, ma con un frontale fortemente espressivo, tutt'altro che una brava ragazza. Infatti la fanaleria anteriore, sdoppiata in due fissure strette e lunghe, le conferiscono uno sguardo da vettura piuttosto furba, grintosa. Andando a parlare di stile, gli air bump sono proprio uno degli elementi che contraddistingue questa Cactus. Si tratta di cuscinetti in materiale termoplastico riempiti di aria. Hanno una duplice funzione, quella di proteggere la vettura dagli urti, dai graffi, ma anche quello di essere un simbolo estetico. Sono infatti disponibili in 4 colorazioni differenti. Non solo 4 colorazioni per gli air bump, ma anche 10 tinte per la carrozzeria e 3 diversi allestimenti per un totale di 21 combinazioni. Una vettura stilosa sì, ma anche comoda, 5 posti comodi, 5 portiere e un'altezza da terra che le permette anche di affrontare le strade bianche o quelle con pavimentazione sconnessa. Sotto il cofano Citroën propone una gamma composta da 3 motori benzina con cilindrata 1200 e potenze che vanno da 75 a 110 cavalli. I diesel invece sono solo 2, cilindrata 1600 da 192 cavalli. Questa vettura infatti nella versione base ha un listino che parte da poco meno di 15.000 euro, mentre questo esemplare, quello che abbiamo in prova oggi con il motore diesel 1600, il cambio automatico e potenza da 92 cavalli, ha un costo che arriva a 20.000 euro.